questo è Daily, noi siamo qua. Ciao Fede, buongiorno. Ciao, buongiorno. Volevamo parlare di un argomento, abbiamo... No, cambiamo. Abbiamo iniziato a parlare di un'altra cosa. No, vabbè, facciamo una puntata su questo qua, vuol dire che sì, c'è interesse. Per forza. Di che parliamo? Parliamo del nuovo spot di S. Lunga. Vuoi una pesca? Va bene, prendiamo la pesca, ma non devi farlo mai più, ok? Sta dividendo, perché è nato nella nostra chat di Telegram. Mamma mia. È partito così. Joyce che dice: ragazzi, aspetto commenti sullo spot dell'S. Lunga. Io senza parole davvero. E lì ha scatenato putiferio. Allora, vi raccontiamo. Adesso Federico, imparziale, per chi non l'ha visto, racconta cosa succede. E poi ci rimbalziamo un po' di commenti, perché molti dicono bellissimo, molti dicono bruttissimo. Tu da che parte stai? Io da che parte sto? Boh, apriamo il dibattito a tutti. Di che parla? Neutro, Neutro. Chiaramente questo riassunto contiene spoiler, sono due minuti di spot, chiaro, vabbè, per forza. Non è Star Wars. Però diciamo, situazione S. Lunga, la mamma fa la spesa, a un certo punto si accorge di aver perso la bambina. Va un po' nel panico, mamma. Cerca di qua, cerca di là. Scusate, avete visto una bimba piccola? No, mi spiace. Emma? Reparto ortofrutta, la bambina è lì con una pesca in mano. Emma, ma ti sembra che scappi via così? Vuoi una pesca? Va bene, prendiamo la pesca, ma non devi farlo mai più, ok? Quindi poi cambiamo scena, siamo in macchina, stanno tornando dalla spesa, la bambina è dietro nel seggiolino, la mamma le parla, ho visto il disegno che hai fatto a scuola, la bambina è assorta, guarda fuori. Cosa guarda fuori? C'è la pista ciclabile che scorre accanto alla strada e ci sono papà, mamma e bambino col monopattino e quindi c'è una scena di famiglia. Non l'avevo notata sta cosa. Ah, vedi? Una volta che le riguardi. Ok, poi vanno avanti, tornano a casa. Vanno a casa e si capisce che questa è una mamma single. Poi suonano il campanello, la mamma si affaccia e giù c'è un uomo e lei dice: "È arrivato papà", e si capisce che è una coppia di separati. Per cui la bambina prepara lo zaino e si saluta, va un abbraccio alla mamma, scende, il papà la mette in macchina, parte weekend col padre. Esatto, e lei dice: "Scusa un secondo", apre lo zaino, tira fuori questa pesca che aveva preso al supermercato. Ah, la famosa pesca. La dà al papà e dice: "Questa te la manda la mamma". Ah, per farli rimettere insieme. Il papà dice: "Mi piacciono le pesche. Allora dopo chiamo la mamma per ringraziarla, ok?" Poi il papà guarda dalla finestra dove si era affacciata prima la mamma per guardare appunto la bambina che andava via col papà e lei non c'è più. A quel punto c'è il claim: non c'è una spesa che non sia importante, e finisce lo spot. Quindi come dicevi tu, si è scatenato questo dibattito in chat, quindi Joyce ha lanciato la palla, Andrea dice: "Io non la vedo così, a me lo spot è piaciuto", Alessio dice: "È una grande pubblicità, tocca a Nevi scoperti tante famiglie separate", sei entrato tu e hai detto: "Ok, però facciamoci una domanda. Cioè, perché S. Lunga, secondo me è la domanda giusta, perché S. Lunga ci ha raccontato proprio questa storia? Tu hai provato a rispondere a questa domanda? E qual è il motivo? Voglio comunicare al mondo che come brand conosco le sfighe di voi che venite a comprare. No, nel senso, un'operazione dire: conosciamo i problemi delle persone, noi possiamo darvi dei buoni prodotti, ma sappiamo che la vita è difficile, è questo il messaggio? Non lo so, a me ha ricordato un po' il concetto, non c'entra niente, ma un po' c'è Coop, persone oltre le cose, cioè l'idea di cercare di dare un significato più grande a comunque al fatto che è un posto dove si fa la spesa, no? E quindi, cioè, ti senti in famiglia, ti senti a casa, è un posto dove gli oggetti che compri acquistano un significato che va al di là della pesca in questo caso. Immagino ci siano tutte queste stratificazioni. Vabbè, ti è piaciuto o no? No, non ti è piaciuto. A me non è piaciuto. Da sceneggiatore? No, ok. No. Perché? Opinione personalissima. Sì, certo. Secondo me gli attori non sono proprio incredibilmente in parte. Ne abbiamo parlato io e te prima di registrare. C'è una cappa di nero su questo spot abbastanza, secondo me, angosciosa, che non era quello che secondo me volevano ottenere, e l'ho trovato un po' troppo facilotto, tra virgolette, cioè la ricerca dell'emozione a tutti i costi senza pensare a tutto quello che c'era dietro, secondo me un po' c'è stata nella costruzione di questo spot. Poi ripeto, è assolutamente personale e non è detto che sia la cosa giusta, anzi. No, mi sarebbe piaciuto che promuovesse un'attività concreta di S. Lunga, non S. Lunga in generale, ma è uno spot per dire che S. Lunga si è impegnato a, che ne so, aiutare i figli dei divorziati con un programma che devolve tot, non lo so, sto inventando cavolate, però mi sarebbe piaciuto fosse collegato a un'azione. Però secondo me, per chiudere, perché poi chiudiamo e lasciamo a voi la palla e magari se avete voglia scriveteci e diteci cosa ne pensate di questo video. Io, perché sono sempre uno che deve buttarle in cacciara, cosa ho fatto? Sono andato a vedere i commenti di YouTube, del video YouTube. Allora, bisogna essere anche però sinceri, il 96%
sono tipo molto bello, mi ha emozionato, finalmente uno spot che racconta la famiglia, i padri divorziati, io sono divorziata e mi sono commossa, però ho isolato due o tre commenti che secondo me sono molto interessanti. Vai. Il primo è: bello lo spot, la parte dove si capisce che non è una storia vera e dove la cassiera non sbraita perché non si è usato il sacchetto per la frutta sulla pesca, perché la bambina lo appoggia, nel non nastro. Finiva lì, non si fa. Ce n'è uno, diciamo, un po' spinto, che dice: per le pari opportunità aspettiamo lo spot con la banana per la mamma. Ah, è chiaro. Ok. E poi c'è questo che è stupendo, ok? Sei pronto? Sotto questo spot della bambina, la pesca, che cerca di mettere insieme i genitori, c'è questa tizia che dice: vi invito a spegnere i fari ad alta potenza del supermercato Esselunga via Solari Milano, puntati verso la mia abitazione, letto incluso, che viola la mia privacy. Perché è vero, sotto ogni spot c'è sempre qualcuno che si lamenta per qualcosa che non c'entra niente. Questa qua, scusa, c'ha i fari dell'Esselunga puntati contro casa? Esatto, e giustamente va sotto questo spot che per è farsi lo spot sentire, giusto. C'è un altro commento interessante: la mamma dice pesca e il padre dice pesca, ecco perché si sono lasciati, c'è l'accento. Ah, la dizione è diversa. PS, ha ragione il padre, la pesca non è il frutto, è quella che si fa per prendere i pesci. Perché le volte veramente, sai quei canali che raccolgono i commenti, cioè fanno veramente ridere i commenti, sì, i video, cioè sì, veramente... sì, sì, sì. Chiudiamo con questo commento che secondo me invece fa riflettere ed è un po' serio, cioè dice: cara Esselunga, adesso quanti bimbi proveranno il trucco della pesca rimanendo delusi? Ma tanto l'importante è commuovere il pubblico, vero? Ed effettivamente qui... Sai che ci ho pensato anche a questa cosa qua? Ah, vedi? Cioè, vengono bloccate pubblicità per molto meno, no? Si dicono: ah, troppo violento, ah, parole scurrili, però effettivamente il messaggio che viene passato in questo video, che alla fine può essere visto dai bambini ovviamente, è bello potente, bello pericoloso, eh? Stai dicendo: guarda che, come dice anche Alessio forse in un commento, sì, tu bambino, se i tuoi genitori sono separati, hai la responsabilità di dover far qualcosa, o la possibilità, e facendo qualcosa puoi risolvere quel problema. In realtà il mondo non va così, in realtà i tuoi qualsiasi cosa tu farai, i tuoi genitori non torneranno mai insieme. Questa quindi... è una riflessione tosta, se ci pensi dal punto di vista di un bambino. E comunque a sto punto io chiuderei con il mago di Esselunga: guarda Sandro, ai pesci fanno persino i raggi X. No! Che a sto punto, rivisto dopo tanti anni, non è così malaccio, te lo ricordi? Lo spot di Tornatore. L'avevamo criticato, sì, sì, invece sì, no, guarda che calma, non era male. Tutto è... Sì, sì, sì. Stavamo aspettando! Fateci sapere cosa ne pensate, mi raccomando. Ciao, a domani. Ciao, ciao. Ciao! Ciao! Sarà un delirio.